In Tuscany, you can visit an authentic medieval castle. Following the sign on the road, you can easily reach the castle of Monticchio Vespone. In a strategic position, on the top of a hill, it overlooks the valley below, called Val di Chiana. Da qui possiamo apprezzare bene quello che è il castello. Delle mura, torricelle perimetrali, due muri merlati che convergono sulla torre a delimitare un'area che è rappresentata dal castello o casseretto e la torre o maschio principale del castello. Qui siamo in Toscana e il castello toscano, come castelli di altre zone qui del centro Italia, differiscono da altri castelli, in special modo dallo Schloss tedesco o dal Castello inglese, che sono residenze di famiglie nobili. In Toscana il castello non è altro che un villaggio cinto da mura, cioè fortificato da queste mura. Il comune di Arezzo, quando acquista Montecchio nel 1234, lo trova semispopolato perché c'erano state grosse battaglie, grosse guerre con il comune di Castiglio Fiorentino, che voleva ovviamente occupare questo territorio, e anche con il comune di Cortona. Arezzo compra dai proprietari il castello e questo qui diventa un presidio aretino fino a che poi, dopo le alterne vicende, lo porteranno sotto Perugia e sotto Giovanni Acuto, di cui tutti conoscono le vicende. This English mercenary lived here for about 10 years. He must have gone through this door many times. Today, its current owner, Orietta Floridi, passes through the same door. Since 1984, she has been committed to bringing back the ancient life of the castle. This is her house inside the medieval fortress. Da qui la vista è notevole perché inquadra proprio il viale dello stradone di Montecchio con le case granducali a destra e a sinistra, le case dei contadini. Perché Montecchio è stato comune dal 1002 al 1774, per cui c'è una lunga storia di autonomia amministrativa, anche se non era certo appunto, il posto più libero del mondo, però avevano una loro autonomia amministrativa piuttosto importante per un comunello così piccolo. E comunque abbiamo le loro chiese, una l'abbiamo scavata, abbiamo trovato anche il santuario, un piccolo santuario del 1500-1600, piuttosto recente per la storia del castello, mentre la chiesa dovrebbe essere molto più antica. E poi la casa del prete, che non abbiamo ancora scavato. Tra il palazzetto comunale e la casa del prete saranno i prossimi scavi, ma non so quando, che dobbiamo finire comunque questa tranche. Il comunello di Montecchio muore nel 1774 e perché non c'era più nessuno. Con la bonifica della Val di Chiana tutti gli abitanti erano scesi più in basso, ma qui ci abitavano da 200 a 400 persone, cioè non era, c'erano due chiese, c'era la casa del prete e il palazzetto comunale e la casa del tribunale, del giudice, che non è stocchè perché da qui la vediamo dalla cima, dalla parte più alta, però dall'altra parte si vede, è una casa importante, è molto piccola perché tutto muro, è una casa torre, però comunque importante. È tutto un ritrovare nel pulire, è divertente. Thanks to the excavations, many artifacts have been found and are now stored in the basement. After facing many battles, now the castle faces its last,
in hopes that it will not be reduced to rubble. Montecchio Vesponi may be preserved for future generations. It's an important piece of our history.